17 marzo. Prostratosi lo adorarono ed aperti i loro tesori gli offrirono di doni, oro, incenso e mirra. Matteo 2,11. Darsi al Signore. I magi, venuti da tanto lontano, dall'estremo oriente, si dimostrarono veramente saggi. Concentriamoci un po' sulla loro visita. Erano venuti per adorare il Signore, ma non erano venuti a mani vuote. Anzi, erano pienamente convinti che la vera adorazione comprende anche offrire dei doni. Infatti, allo stesso tempo che si prostrarono per adorare Gesù, presentarono dei doni. Dai magi possiamo anche noi imparare ad essere saggi nella nostra adorazione al Signore. Essi ci hanno dimostrato che l'adorazione e il dare vanno insieme. Da questo esempio biblico dei magi traiamo un grande insegnamento che è importante aggiungere alla nostra adorazione, il dare, anche se questo richiede sacrificio. Sapendo che Gesù, essendo ricco, si è fatto povero per noi affinché noi fossimo arricchiti della sua grazia e della vita eterna. Date e vi sarà dato, buona misura, scossa, premuta e traboccante. Luca 6, 38.